ruolo primario nel momento dell'emergenza e successivamente nel momento della ricostruzione. Sottolineare il ruolo dei dipendenti pubblici, dei dipendenti che rappresentiamo nei momenti successivi alla ricostruzione, anche se poi dopo, come è stato detto giustamente, abbiamo pagato pegno perché oltre a tutti i problemi che affliggono i dipendenti pubblici, che non sto qua a sottolineare e a ricordare perché sennò parliamo soltanto di questo per le prossime due ore, i dipendenti pubblici comunque hanno pagato pegno perché in termini di tasso occupazionale anche la pubblica amministrazione ha pagato. Ma un motivo ulteriore per cui sono stato estremamente contento di dare il sostegno, appoggio e presenza a questa manifestazione è perché la mia storia personale è una storia personale tutta abruzzese e aquilana. I miei quattro nonni erano quattro contadini marsicani. Io ho cominciato a muovere i passi come lavoratore dipendente del Ministero del Tesoro proprio in questa città, la città di L'Aquila, la direzione provinciale del Tesoro di L'Aquila. Mio fratello si è laureato in una città di L'Aquila, quindi mi sento in un certo senso cittadino onorario di questa città. E devo dire che vederla ridotta in queste condizioni è lacerante. È lacerante per me che passeggiavo per il corso e che vedevo una città viva, ricca, piena di giovani, che esprimeva dove nascevano nuove idee, nuovi progetti. E parlare oggi di ricostruire, ancora oggi, di che cosa si può fare per ricostruire, è in un certo senso avvilente. Però facciamo un passo indietro. I Vigili del Fuoco, la città di L'Aquila. Per la città di L'Aquila è abbastanza evidente quello che purtroppo è successo nell'aprile del 2009 e ci troviamo di fronte ad una evidente esigenza di intervento per ricostruire. Purtroppo devo sottolineare che anche per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco oggi dobbiamo denunciare la stessa necessità, quella di intervenire per ricostruire. Perché quello che non è stato detto qua è che questi eroi dei nostri tempi, purtroppo, con il passare e con il succedersi di decisioni politiche scellerate e motivate da tutto tranne che da interessi di salvaguardia nazionale, hanno visto sottrarsi competenze, mezzi e risorse. L'autonomia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non esiste più. E allora tutti noi come cittadini, noi faremo la nostra parte come rappresentanti dei lavoratori, ci dobbiamo fare carico da subito per gettare le basi per ricostruire il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ridando ad esso dignità, autonomia e risorse. Come possiamo pensare che questi eroi dei nostri tempi, che chiamiamo nell'emergenza, su cui facciamo affidamento nel momento del pericolo, nel momento del bisogno, per noi e per le nostre famiglie, possano svolgere il loro lavoro se non hanno i mezzi necessari? E allora, vedete, chi mi ha preceduto ha fatto, sono stati bravissimi, ognuno ha colto un punto importante. La signora Rettore ha parlato di smart city che necessitano obbligatoriamente di smart cittadini e questa è una cosa apparentemente una battuta, ma che in realtà vuole indicare una strada ben precisa, quindi il coinvolgimento dei cittadini nella vita di tutti i giorni quotidiani. Poi c'è stato il comandante Pini che ha brillato per il pragmatismo, non pensiamo a progetti faraonici, rimbocchiamoci le maniche con quello che abbiamo, vediamo subito e cerchiamo di operare al meglio. Poi abbiamo avuto all'inizio Alberto Franco con una relazione molto esaustiva, chiara e propositiva. Roberto in un certo senso è stato oltre che pragmatico anche visionario. Ma io su questa cosa qua visionario nel senso positivo, perché
perché i visionari sono quelli che cercano di immaginare un futuro migliore e contemporaneamente gettare le basi per costruirlo, questo futuro migliore. E poi c'è stato l'intervento di D'Alfonso. L'intervento di D'Alfonso ha detto una cosa che è fondamentale, che è determinante e che è la motivazione. Se la motivazione è importante per tutti i singoli cittadini, perché se noi non siamo motivati nella vita di tutti i giorni, automaticamente la nostra vita già ha un tasso di qualità decisamente scarso. Se è importante la motivazione per operatori come i Vigili del Fuoco, per tutti quelli che assicurano la sicurezza quotidiana al resto dei cittadini, è importante la motivazione. C'è una figura particolare per cui la motivazione è determinante, è la figura della politica. Se il politico non è determinato a raggiungere, a svolgere la propria attività politica, ma determinato non nel senso negativo, come abbiamo purtroppo visto spesso e volentieri in questi ultimi tempi, a svolgere la propria azione per fini che tutto hanno a che vedere tranne che quello del benessere collettivo, perché vedete, il ruolo finale della politica, il compito finale della politica è quello del raggiungimento del benessere collettivo. E purtroppo in questi ultimi tempi in Italia dobbiamo denunciare che questa attività della politica va in direzioni completamente diverse da quello che dovrebbe essere il suo ruolo istituzionale. Ed allora che cosa voglio dire? E cerco di essere più stringato possibile. Dobbiamo cercare noi cittadini dal basso di ricostruire in Italia una classe politica che sia motivata e che la motivazione che abbia come motivazione quello di raggiungere, di far ottenere alla cittadinanza italiana il massimo benessere nella vita di tutti. E allora, veniamo adesso all'anima. Anche qua che cosa dobbiamo riscontrare da quello che si è detto, da quello che si è visto e da quello che si è fatto? È che purtroppo il governo della regione in questo momento, non ha certamente in questo momento, nel recente passato, dal 2000 ad oggi, non ha certamente operato nel migliore dei modi. Che cosa si poteva fare? Si potevano fare tante cose. La primissima poteva essere quella di una semplificazione amministrativa, e non è stata fatta. Ma la cosa principale era quella di essere propositivi nei confronti del governo centrale. Questo non è stato fatto. Ed allora? Io voglio chiudere questo intervento con una sorta di invito. Io ho fatto una riflessione, che è questa. Questo paese ha dimostrato di saper raddrizzare la concordia. Nessuno ci avrebbe scommesso un centesimo sul fatto che sarebbe riuscito a fare una cosa del genere, perché dal punto di vista delle difficoltà tecnologiche era una sfida impossibile. Ci siamo riusciti. Allora io mi chiedo, possibile che non si riesca a creare un piano industriale, una roadmap con una cronotempistica per poter ricostruire l'Aquila non come era prima, ma meglio di come era prima? Secondo me è possibile. E allora diventa un problema di risorse. E allora ecco che ho pensato ad una cosa che già da bambino non mi colpì tantissimo. È che è la storia della fontana del 99 Canale. Come è stato detto, il territorio abruzzese, il territorio aquilano in particolare, non ha conosciuto per la prima volta il dolore del terremoto del 99. Già in precedenza c'erano stati grandissimi sismi. Uno di questi nel Medioevo, distrusse e rasa al suolo la città di Aquila. C'è una storia che voi sapete meglio di me. 99 comuni contribuirono per ricostruire la città. Allora io mi chiedo e vi chiedo, ma è così difficile pensare oggi ad una solidarietà internazionale
per ricostruire una nuova fontana di 99 cannelle e per ricostruire una nuova città di Latina. Io penso che questo non sia difficilissimo da realizzare. Bisogna mettersi in campo, bisogna mettersi in gioco. E i primi che dovrebbero mettersi in gioco, qua hanno una grande responsabilità, sono quelli che governano la regione in questo momento e che avrebbero dovuto prendere armi e bagagli e cominciare a fare il giro delle diverse istituzioni internazionali, perché prima è stato detto da Roberto che è stato coinvolto l'OCSE. Possibile che una proposta del genere nessuno gli ha voluto mettere di lanciarla? Possibile che il peso della ricostruzione di 20 miliardi, perché questa è la cifra reale, questo costerà ricostruire l'Africa, 20 miliardi, debba cadere tutto quanto sulla città, poi alla fine sulla città di L'Africa cade, perché qua soldi non se ne parla. E allora, io capisco che potrebbe sembrare un progetto visionario come questo, ma ripeto, senza le grandi visioni, senza i grandi progetti non si costruisce un futuro. E noi questo è quello che vogliamo, ricostruire il futuro della città di L'Aquila e di tutta la gente che ci vive. Grazie. Grazie al segretario generale Olivia Pini per il suo intervento. Adesso passiamo alla seconda parte ovviamente dell'appuntamento. Facendo anche intanto noi abbiamo voluto in questa giornata anche in maniera fattiva dare un nostro piccolo contributo al corpo dei vigili del fuoco, un riconoscimento che noi abbiamo sentito e che è un riconoscimento fatto con il cuore e con la mente, quindi è stato pensato, fortemente voluto, e come Will Abruzzo, e ovviamente un riconoscimento che diamo al comandante generale del corpo, quindi il segretario generale della Will Abruzzo, Roberto Campo, consegnerà una targa al comandante generale del corpo, ingegnere Alfio Pini. Ovviamente quella targa è il simbolo della nostra riconoscenza al vostro lavoro, ingegnere, ai vostri uomini, a quello che avete fatto per questa città. E siamo convinti che è quello che continuerete a fare vicino alle nostre popolazioni. Grazie, grazie. Andiamo questo, c'è il filo. Vado là. Funziona sì. Dire solo due parole, volevo soltanto ringraziare Zawit per questo riconoscimento, che è molto, molto gradito per noi, e questi riconoscimenti rappresentano uno stimolo per continuare a fare quello che stiamo facendo sempre con lo spirito che è stato qui evocato. Ma siccome io sono, se lo giro non c'è, ma siccome io credo di aver ricevuto immeritatamente questo riconoscimento, perché c'è il Corpo Nazionale ha tutto operato in questa città, io credo di dover dare alla città dell'Aquila questo riconoscimento, quindi vorrei che venissero qui il direttore regionale e il comandante, perché io ci sarò ovviamente abbiamo anche pensato agli iscritti della WIL, del Corpo dei Vigili del Fuoco,
e abbiamo voluto anche dare un riconoscimento tangibile, perché lo dicevi tu prima, un pezzo, no? Piccolo, ma comunque io ritengo importante, giochiamo in casa, quindi ce lo possiamo dire, del corpo dei Vigili del Fuoco, è composto da iscritti dei Vigili del Fuoco della UBA. In questo caso voglio prima di consegnare la targa al coordinatore nazionale, che la assume a nome di tutti gli iscritti della UBA Vigili del Fuoco, voglio salutare e ringraziare i Vigili del Fuoco della UBA di Chieti, che sono qui presenti anche numerosi, grazie di essere venuti, gli iscritti dei Vigili del Fuoco della UBA dell'Aquila. Voglio ringraziare tutti quanti voi. Quello che diceva Franco nella relazione per noi è un punto di orgoglio, ma è un impegno, cioè quello di far diventare questa giornata un momento, un appuntamento fisso, non solo per i ricordi, ma per verificare il lavoro che si fa e anche e soprattutto per vedere gli stati di avanzamento, se siamo in grado di poterci dire l'anno prossimo che un passo passetto in avanti lo abbiamo fatto. Io mi auguro di sì. Adesso consegniamo la targa al coordinatore, coordinatore nazionale del Piano. Volevo solo dire due cose. Mi approfitto per questo momento, visto che siamo in casa, mi perdonerà il capo, mi perdonerà il direttore. Io penso di interpretare il pensiero di tutti i colleghi iscritti alla Olimpia di Luce del Fuoco, e con questa targa la volevo dare al nostro segretario generale dell'Olimpia, perché sempre vicino a noi, è sempre vicino ai problemi dei Vigili del Fuoco, l'ha dimostrato anche oggi, conoscevo i problemi dei Vigili del Fuoco, e credo che se non fosse per un'organizzazione sindacale così grande, probabilmente la voce della Vigilia dei Vigili del Fuoco non sarebbe così forte all'interno dei Vigili del Fuoco. Ok, grazie a tutti e speriamo di rivederci l'anno prossimo con una fase ancora più avanti della ricostruzione per il bene dell'Aquila, per il bene dell'Abruzzo e dell'Italia. Grazie a tutti.